Ok ragazzi, è la Didi del passato che vi parla, perché non è ancora iniziato il mese di dicembre, ma siamo al 30 di novembre. Ho voglia di parlare con voi di un argomento veramente importante per me. Io sono una semplice ragazza, penso di aver avuto sempre l'idea di avere una grande personalità, di essere molto tranquilla con le persone, mi piace essere al centro dell'attenzione, non in senso cattivo, mi piace far ridere le persone, mi piace coinvolgere tutti quanti, tra l'altro scusate ancora ma ho sempre il raffreddore, abbiate pazienza. Ho sempre sentito in me un qualcosa che mi distingueva dagli altri. È una sensazione che veramente non posso descrivervi perché me la sento proprio qua dentro. Sono certa del fatto che tantissimi ragazzi, perché sono più i ragazzi che magari possono pensare di aprire un canale su YouTube o comunque esporsi in una piattaforma come possono essere i social, per esempio, in un determinato modo possa sicuramente creare delle problematiche, ecco. Uno magari si chiede, oddio, ma e le persone dopo cosa vanno a pensare di me? Cioè, perché devo aprire questo? Cioè, ho paura di quello che le persone andranno a dire, oddio, di qua, di là, di su, di giù. Io vi dico una cosa, non sono assolutamente nessuno per dirvelo, però sono una semplice ragazza che vi dice questa cosa. Le persone andranno a giudicare sempre, indipendentemente da YouTube o meno, da foto o meno, da una foto popolare su Instagram o meno. Le persone vanno a giudicare sempre. Anch'io lo faccio, anch'io posso giudicare alcune persone, tutti lo facciamo e non deve essere sicuramente un ostacolo che vi blocca a esprimere quello che siete. Non ascoltate le critiche di nessuno, che io sto parlando di critiche negative, non costruttive, perché assolutamente le critiche costruttive vanno benissimo. Se avete delle persone a fianco che stanno limitando la vostra personalità, bene, tirate fuori quello che avete dentro, mettete queste persone da parte e mettetevi voi stessi per la prima volta davanti a tutti. Tirate fuori quello che avete dentro, fatevi sentire, mi raccomando. E con questo mio piccolo messaggio diamo inizio a questi Vlogmas, quindi Didi del futuro, prendi in mano la vlog camera and let's go with questo fantastico mese di dicembre che ci aspetta, ragazzi. Quindi, let's go e mi raccomando, sempre forti e coraggio. Un bacione. Yo 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 crazy people, bentornati sul mio canale. Scusate se parlo così piano, ma sono le 7:46 qua a Milano e visto che sono dentro una casa con altre coinquiline, devo stare assolutamente zitta perché sennò sveglio tutti. Adesso vi porterò con me in università, ho 3 ore stamattina. Essendo il 1° dicembre, mi sono appena ricordata che devo caricare il mio abbonamento mensile qua a Milano, quindi prima di andare a lezione farò quello. E niente ragazzi, quindi without further ado, let's go. Ragazzi, ho appena finito di ascoltare la versione di Perfect di Ed Sheeran con Beyoncé, cioè una bomba, ve lo giuro. Comunque, sono uscita di casa senza ombrello perché ho guardato fuori dalla finestra e c'era bello. Inoltre, non ho i guanti a Milano, devo portarmeli da Verona. C'è un freddo alla mattina e senza guanti muoio. Avete presente quando alla mattina fate delle scelte di vestiti che in realtà non sapete neanche perché l'avete fatto? Bene, io mi sono messa questi stivali con praticamente il tacchetto, ma cioè non so perché devo andare sui tacchi alla mattina alle 8 a caso. Ci sono giorni che in metro tipo non c'è nessuno, però in effetti stamattina che ci penso sono le 8:30 e c'è il pienone. Quindi c'era un sacco di gente, o il cosiddetto bordello, che ultimamente mi piace tanto come parola. Quindi ragazzi è stato molto difficile. Ho appena dovuto fare vedere il badge prima di entrare, mi sembra strano perché hanno fatto i controlli. Comunque guardate che bello. Approfitto che non c'è tanta gente, comunque c'è una leggenda che tutti gli studenti della Cattolica non possono, diciamo, camminare nei giardini perché porta iella, quindi tipo nonostante ci siano sti bellissimi giardini non ci cammina mai nessuno perché porta sfiga. Sono appena uscita da lezione e devo raggiungere le girls, le ragazze che sono venute con me a Venezia. Praticamente per andare dove voglio andare adesso faccio sempre questa scorciatoia in cui passo praticamente per la chiesa, cioè non sto scherzando e vi giuro che è una scorciatoia che funziona
funziona. E quindi niente, adesso passiamo per la chiesa ed esco dall'altra parte. Senza farmi tutto il giro, passo per la chiesa. Quindi, let's go! Uscita. Allora, le comiche, dovevo vedermi qua con la Chiara, ma praticamente ho appena scoperto che lei si è appena diretta verso dove ero io prima, quindi adesso ci stiamo inseguendo, tipo tutto attorno alla chiesa. Ah, che disastro. Ciao, Madonna santissima, te la tua GoPro. Siamo messi nella stessa situazione. No, tu no. La Fede mi salva sempre con le caramelle. Comunque sono arrivate anche da Ale e da Laura. Ale, come stai oggi? Male. Perché? Perché ci credo. Grazie. Ma questo tuo outfit nero descrive il tuo umore di oggi? Ovvio, non Oppure. avevo Perché ragazzi, l'Ale si veste sempre di nero. sbagliato. Non Al è vero. contrario di me, che sono Che sempre c'ha molto 800 sobria. colori addosso. No, però sono colori che stanno Va bene insieme, lo bene. so anche io, lo dico. E lovely ladies in the background, come andiamo? Vado bene. Qua noi camminiamo così per fare l'intervista alle girls. Vabbè, oggi Chiara, come stai? Io male, raga, perché ho scoperto di essere grassa. Ma è una gioia. E siamo qua al bar Carducci, ragazzi, con le solite girls. Stiamo bevendo un caffè, pausa caffè. E niente. Da ridere per la prima volta. Siamo in un super tram. Io amo i tram di legno, raga. Guardate che bello. Poi la gente mi guarda strana, ma I don't care. Comunque abbiamo fatto un giro per via Torino, c'era un sacco di gente come al solito, però vabbè, ci siamo fatti un'idea di quello che posso regalare alla mia family. No, mi vergogno un sacco, ve lo giuro, a fare i vlog qua in giro. Non potete capire, per me è tipo un combattere contro l'ansia tipo da pubblico, perché più che altro perché è visibile, cioè nel senso sembra che sto parlando da sola come una pazza psicopatica. Meno male che ci sei tu almeno, tipo interagiamo insieme come tipo una sottospecie di progetto di scuola. Siamo ovviamente davanti alla Darsena, non mi ero mai fermata a guardarla e a osservarla da questo punto di vista, ma guardate che spettacolo, eh. Wow! E vabbè, ci è appena passata davanti una ragazza correndo, facendo jogging esattamente alle 2:41 di questo venerdì pomeriggio, e quindi eravamo qua, cioè proprio io non ce la faccio a correre, quindi veramente io comunque sono sempre stata una sportiva, ma non so come mai tipo con il correre non sono mai riuscita a ottenere una vittoria, cioè dopo tipo 2 minuti veramente avevo la broncopolmonite praticamente, quindi vabbè, insomma bravi tutti quelli che riescono, perché io proprio no, grazie. Lei vabbè abita ormai vicino a Milano, che è a Varese. Io vabbè da veronese nessuna cioè delle due sapeva dell'esistenza di questo posto che è chiamata, vabbè di qua c'è la Darsena e di qua i famosi Navigli. E quindi parlavamo di come c'è tutti quelli che praticamente vengono a Milano, comunque la maggior parte fa sempre i giretti tipo lì nel Duomo e cose del genere. Io tipo sono stata stra stupida perché non sapevo cioè dell'esistenza tipo dell'acqua proprio a Milano. Quindi ecco, Non stavamo me l'aspettavo così parlando. in Esatto, se vi ricordate, se siete attivi nel mio canale, l'altra volta siamo andate a mangiare il sushi e siamo passate per quella casa lì che vi ho fatto vedere, che è quella lì con i graffiti. Stavo arrivando a casa, cioè della serie ero proprio lì, lì per aprire la porta, e mi sono ricordata che dovevo comprarmi la colazione. Devo comprarmi i biscotti e la frutta per domani mattina perché sennò non ho la colazione. Sono proprio in questi momenti che mi manca tipo casa mia avere un frigo pieno, perché vivendo da sola bisogna pensare a tutto, cioè non c'è via d'uscita. Inoltre, essendo anche celiaca, non è che posso magari prendere i biscotti delle mie coinquiline. Non c'è mai una gioia, capite? Mi sto veramente pentendo della mia scelta delle scarpe di stamattina perché ho i piedi a fuoco. Ci credete che gli unici biscotti che mangio sono gli unici che non ci sono? Non ci sono i miei biscotti? No, cioè io proprio la scritta di sfigata in faccia è veramente. Sono tipo queste qua, quelle che prendo di solito, ma non ci sono. Che frustrazione.
frustrazione. Grande, grazie mille, sai, non ci credo, che culo, grazie. Tutti li hanno appena portati, non ci voglio credere. Mi ha svoltato la giornata questa cosa, ve lo giuro. Che gioia, che culo, sono proprio contenta perché ci tenevo a prendere quei biscotti perché sono tanti, sono buoni e quindi visto che adesso devo tornare a Verona la prossima settimana, cioè non volevo prendermi 4.000 robe, quindi che fortuna! I don't think you should believe me the way that you do. Tra bello avere il raffreddore e non essere più in grado di cantare una nota. Hot in your cold, yes in your no, you're in in your out, you're up and you're down, your arm and is the right, is the name, siamo solite guardarci un po' di trash italiano e ci guardiamo ogni sera il famoso Take Me Out. Ok ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa giornata. In realtà sono ancora le 8:15, però visto che devo editare il video, che più o meno già l'ho fatto, questa sera mi dedico a una movie night by myself. Perché non so se lo sapete, perché insomma condivido queste cose spesso sulle mie storie di Instagram, quindi se non mi seguite, seguitemi pure su Instagram, così vi terrò aggiornata di tutte le mie stranezze e ossessioni, visto che ultimamente sono ossessionata dalla super Michelle Pfeiffer, la mia pronuncia American. Poi scusate, c'è ancora sto raffreddore, c'è un disastro veramente. E quindi visto che praticamente, scusate, vi prendo un attimo, e guardando tipo questa pagina di Google, praticamente li ho visti tutti questi film, tranne Le verità nascoste. Infatti questa sera mi guarderò proprio il suo film, ovvero Le verità nascoste, che in inglese è What Lies Beneath. Cioè lei e anche Harrison Ford, quindi mi dedico diciamo a una serata cinema, più che altro perché sono distrutta da stamattina, mi sono svegliata prestissimo e quindi sono stanca, raga, detto proprio sinceramente. Visto che non è un solito story time o video che pubblico tranquillamente sul mio canale, vi dico invece di see you guys next time. Domani ci sarà un altro vlog fino al 25 of December, quindi ragazzi buonanotte e thank you guys for watching and see you guys tomorrow.